Nelle giovanili dei professionisti ne abbiamo dati tanti, però si fermano lì, ma un salto come ha fatto Willy penso che sia irripetibile, poi magari non è detto. Gli bastava giocare a calcio, se no aveva le scarpe giocava a piedi nudi, ma comunque giocava a calcio. Andavamo a scuola assieme sia alle medie, qua a Baveno, che poi anche alle superiori. Lui frequentava il liceo classico. Con Willy, anche un ragazzino normale, può continuare a fare quei sogni che un po' che avevamo noi da piccoli. Chi tra noi non ha mai sognato di giocare in nazionale o in una grande squadra? Out of my body, would you find a hand to pull you? Mamma lavorava da me, ha lavorato per me, noi abbiamo una catena di alberghi, la Zacca Hotel, ha lavorato per me da 21 anni e quindi è lei che mi ha chiesto proprio, guarda che c'ho mio figlio che gioca nell'oratorio, che ha sempre il pallone in mano da tutte le parti, eccetera, eccetera, se potrebbe iniziare a fare calcio. Io gli ho detto, guarda che era un po' piccolo di età, perché si inizia sui 5 anni, 5 anni e mezzo, lui ne aveva vicino ai 5, però ha voluto venire su a iniziare per toglierselo dalla casa, perché aveva sempre il pallone fra i piedi. Abbiamo visto i primi calci di Willy Gnonto, certo, sì sì, siamo stati l'incubatrice, la culla, perché in realtà la prima maglia che ha indossato è stata quella del Baveno. A volte gli allenatori erano in difficoltà perché entrava e nel giro di 5 minuti magari faceva 3 gol oscurando la squadra, oscurando i suoi compagni, e quindi allora cercavano di spostarlo magari in difesa o sostituirlo, perché era veramente... Sì, sempre sorridente e poi non si lamentava mai, era uno di quelli che... Gli bastava giocare a calcio, se no aveva le scarpe giocava a piedi nudi, ma comunque giocava a calcio. Andavamo a scuola assieme sia alle medie, qua a Baveno, che poi anche alle superiori. Lui frequentava il liceo classico, poteva uscire prima per andare a fare gli allenamenti, però non è mai stata una persona che diceva ai professori non ho potuto studiare, non ho potuto fare i compiti per degli impegni sportivi. Con Willy, anche un ragazzino normale può continuare a fare quei sogni che un po' che avevamo noi da piccoli. Chi tra noi non ha mai sognato di giocare in nazionale o in una grande squadra? Perché merito ai genitori di aver costruito questo ragazzo, prima di tutto dal punto di vista caratteriale e umano. E poi era bellissimo vederlo giocare in campo, perché si divertiva, era sempre sorridente. Questo penso che sia una delle cose più importanti. Lui è attaccatissimo a tutti. E viene spesso, anche i suoi genitori vengono spesso. So che ci siamo sentiti l'altro giorno per parlare di quando tornerà a trovarci a Baveno. Ha detto che nelle prossime settimane, appena finita le partite con la nazionale eccetera, tornerà a trovarci, e quindi lo aspettiamo a braccia aperte.